Grandi dimensioni e colori vivaci che incantano e stupiscono. Un'esposizione unica nel suo genere e per questo sicuramente destinata a meravigliare i visitatori che ammireranno le opere dell'artista milanese di rilievo internazionale Giovanni Frangi. Sono 10 i dipinti realizzati su tele di tessuto colorato montate su strutture autoportanti che assomigliano a porte di un campo di calcio, esposti fino al 30 ottobre nel Palazzo Storico della Fondazione Credito Bergamasco per la mostra Lotteria Farnese. Noi già 5 anni fa facemmo con lui una mostra molto bella che fu molto apprezzata dal nostro pubblico. Trasformammo la sede della banca in un bosco. Ora, dopo 5 anni di distanza, ritorniamo con Giovanni Frangi e la sua grande arte contemporanea. Frangi porta a Bergamo Lotteria Farnese, una mostra di grande interesse che ha realizzato per il Museo Archeologico di Napoli e lì ha avuto un grandissimo successo. Grandi pannelli e poi il linguaggio della natura declinato con grande raffinatezza. Questa è un'esposizione che nasce da un museo napoletano, Museo Archeologico Nazionale, ed è una seconda tappa che gli facciamo fare. Riguarda un mio lavoro su dei grandi stendardi e questi stendardi hanno la peculiarità rispetto al mio lavoro precedente di avere un colore marcatamente forte come base di supporto al mio lavoro. Per cui vediamo queste grandi tele rosa, gialle, rosse che si confrontano l'uno con l'altro, creando una situazione quasi labirintica in cui lo spettatore si perde dentro questo segno, che richiama poi dopo in realtà delle forme, delle geometrie che sono legate al mio mondo espressivo, che è un mondo legato a una visione del paesaggio naturale.